Chioggia TV. Il trofeo Aldo e Dino Ballarin ritorna per la seconda edizione, coinvolgendo anche quest'anno decine di ragazzi delle scuole elementari. L'appuntamento ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze della quarta e della quinta. Grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, sia in campo che fuori, con nel cuore il ricordo di questi due grandi miti dello sport locale. Aldo e Dino Ballarin sono stati ricordati nel momento della premiazione dall'assessore Nicola Boscolo-Pecchie, che ha salutato anche i parenti presenti, che si sono poi incaricati di premiare i giovanissimi protagonisti del torneo. È la tua maniera figura, due persone che sono Aldo e Dino Ballarin, che sono due giocatori nostri, più giochi, feriti nella tragedia di Superbia di molti anni fa, per voi 61 anni fa del 1949, il 4 maggio. Ma voi dovete capire, e vi chiedo il silenzio su questa cosa, che questa coppa vi viene consegnata, e le foto poi ve le ricorderanno, davanti a una persona che si chiama Dina, che è la moglie di Dino Ballarin. Quindi quello che avete fatto in campo pochi minuti fa è importante dal punto di vista sportivo, ma è importante soprattutto dal punto di vista culturale capire che non avete vinto solo una coppa, ma che avete vinto una coppa che non è bella perché è bella, è bella perché è nostra, la storia della nostra città. A vincere sono stati i ragazzi della Gregorutti nella finale maschile e la ragazza della Todero nella finale femminile. Una bellissima giornata di sport, organizzata anche quest'anno dal Comune di Chioggia e da Rossano Boscolo, che ha coordinato la manifestazione.